Come mai stamattina è qua a salutare Maurizio? Perché lo guardavo sempre alla televisione, stamattina ho avuto tempo, ho voluto dargli l'ultimo saluto. Com'era il calcio con lui? Buono, sincero e spietato come era lui. Magari un po' bugiardo, però vero. Ma poi quando aveva che doveva dire una roba lo diceva schietta. È per quello che piace che Maurizio. È piaciuto e soprattutto magari a qualcuno ha dato fastidio, ma proprio per la sua sincerità. Io posso dire che è stato il mio primo maestro alla Gazzetta dello Sport. Sarà indimenticabile un uomo così. Guarda, personalmente sono nato un po' con Mosca, perché quando ero al Brescia, la prima volta quando stavo arrivando all'Inter, mi ha fatto lui un articolo sulla Gazzetta dello Sport dicendomi Spillo, basta io. Mi ha fatto conoscere subito ai tifosi dell'Inter, ma soprattutto mi aveva messo un po' in difficoltà anche con tutti i miei compagni, perché quando sono arrivati, ecco, è arrivato il fenomeno. Lui aveva una verve particolare, aveva questo umorismo di fondo e riusciva a far ridere anche quando tutti gli altri piangevano. Poi aveva inventato delle cose, che c'era una creatività sbalorditiva. Io lo conoscevo, lui e Paolo, soprattutto loro due, e anche il figlio Mosca Mondadori, perché abbiamo lavorato molto insieme, poi ci vedevamo spesso. L'ho visto l'ultima volta, mi ha detto prega per me che sto poco bene, ma purtroppo è andato via troppo in fretta. Grazie. Che eravamo lì che parlavamo e gli ho messo una mano sul rettale, ho detto, sei piccoletto? E gli ho detto, senti chi parla, Meneghini.